E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a guardare insieme il video che è stato rilasciato ieri da Bungie riguardo le nuove armi esotiche aggiunte con i rinnegati e che tra l'altro abbiamo anche condiviso su Facebook e Instagram. Se non ci seguite vi consiglio di farlo perché condividiamo veramente molti contenuti, anche spesso divertenti. E andremo a commentare insieme i perk di queste nuove armi esotiche e i possibili utilizzi sia in PvE che in PvP. La prima arma che ci viene presentata è il volpe a due code, lanciarazzi strettamente legato al coniglio di Giada, lo vediamo dall'estetica, quindi probabilmente anche questo facente parte della casa della Daito, il cui perk esotico ci permetterà di sparare due colpi contemporaneamente. Dal video possiamo intuire che uno dei due colpi non sarà guidato mentre il secondo sì. Il che ha senso, considerando che se abbiamo due nemici abbastanza distanti non possiamo mirare ad entrambi. Questo lanciarazzi sarà probabilmente molto utile in PvP più che in PvE, perché il secondo missile, essendo guidato, non penso che distinguerà tra nemici potenti e nemici normali. Per esempio, se noi vogliamo sparare con il primo missile mirando ad un capitano, è probabile che il secondo missile andrà su un reietto o un vandalo che gli sta accanto, quindi diciamo che è un po' sprecato. L'utilizzo migliore probabilmente che potremo fare di questo lanciarazzi sarà appunto in PvP, contro due persone potremo farle fuori insieme. Dopodiché abbiamo le gambe per i titani, guardie di Anteus. Questo pezzo di armatura ci permette di respingere i proiettili nemici quando scivoliamo. Appunto, quando faremo una scivolata comparirà una specie di scudo davanti a noi che respingerà i proiettili nemici. Nel video questi vengono applicati in crogiolo contro un lanciarazzi. In realtà, per quanto riguarda il crogiolo, penso sia l'unica applicazione che potremmo fare, perché per esempio contro un fusione o contro addirittura un fucile a pompa non avremmo tempo di scivolare per respingere i colpi. In PvE invece, contro nemici che sparano colpi a grosso calibro, potrebbe essere veramente utile. La seconda arma esotica che ci viene presentata è l'arco esotico Demonio della Trinità. Il perk di quest'arma genererà una tempesta ogni qualvolta faremo un'uccisione precisa. Perk penso non tanto utile in PvP, sia perché in PvP penso sia abbastanza difficile fare un'uccisione precisa con un'arma simile, soprattutto se il nostro bersaglio è circondato da alleati, e sia perché in ogni caso, anche riuscissimo a farla, questa tempesta non penso sia abbastanza potente da uccidere addirittura gli alleati che stanno accanto. In PvE invece potrebbe essere molto utile contro masse di nemici, come per esempio schiavi, cani da guerra, eccetera. Dopodiché ci viene presentato il corpo per i cacciatori, il sesto coyote. Questo ci permetterà di equipaggiare una seconda schivata. Sinceramente non so se questo pezzo di armatura ci fornirà due schivate, come per esempio fa il ramo dell'assaltatore che ci fornisce due granate stordenti, o se semplicemente potremmo fare una schivata dopo l'altra. Nel caso le due schivate fossero continue, devo dire che in crogiolo potremmo veramente impazzire, vedendo i cacciatori che corrono in qua e là. In PvE invece l'utilizzo sarebbe pressoché limitato allo spostarsi velocemente. Se invece le due schivate fossero cumulabili, semplicemente uno potrebbe utilizzarle per avere la schivata più spesso. Nel video queste vengono fatte consecutivamente e vengono utilizzate per avvicinarsi ai nemici per poi ucciderli con la spada, altro utilizzo che potrebbe essere veramente molto utile. La terza arma esotica che ci viene presentata è un cannone portatile, il Cattiva Condotta, quello che avevamo associato alla Culeo. Il perk di quest'arma penso sia utile sia in PvE che in PvP. Infatti, dopo 5 colpi andati a segno, l'arma genererà un'esplosione, che devo dire sembra essere molto potente. Sicuramente questo sarà utile in PvE e non so se potremmo dargli un'applicazione anche in PvP. Dipende fondamentalmente dalla cadenza del cannone portatile, perché se per esempio troviamo tanti nemici molto vicini, ci basterà far andare a segno 5 colpi, anche non tutti sulla stessa persona, per generare un'esplosione e almeno fargli danno. Il problema è che non so se avremo tempo di mettere a segno questi 5 colpi. Dopodiché abbiamo l'artiglio nero, una spada esotica che come perk è semplicemente in grado di sparare dei proiettili, bene o male come erano le spade esotiche di Destiny 1. Questo perk sarà più utile probabilmente in PvP di quanto lo possa essere in PvE, in quanto il punto debole delle spade in PvP è proprio il fatto che bisogna avvicinarsi al nemico. Grazie a questo perk, questo punto debole verrà eliminato. Non sappiamo però questi proiettili quante munizioni utilizzeranno. Sicuramente ne consumeranno di più di un semplice attacco con la spada. Dopodiché abbiamo il mille voci, quello che sembra essere un fucile laser, il cui perk ci permette di far esplodere il laser una volta che abbiamo smesso di sparare. Questo infatti potrà essere posizionato per terra come una sorta di mina e dopo breve esploderà. Arma molto simile al telesto come utilizzo, ma che forse potrebbe trovare un'applicazione maggiore in PvE, in quanto penso che per fare più danno dovremo creare una striscia più lunga, e quindi il tempo in PvP scarseggerà.
Dopodiché ci viene presentato il corpo per gli stregoni fuoco multicromatico, il cui perk ci permette di generare delle esplosioni elementali ogni qualvolta effettuiamo un'uccisione precisa con un'arma cinetica. Essenzialmente questo corpo aggiunge libellula a qualunque arma cinetica abbiamo equipaggiata, perk devo dire molto utile per quanto riguarda il PvE e abbastanza inutile per il PvP, dato che le esplosioni elementali non fanno chissà quanto danno, a meno che non si trova a una distanza molto molto ravvicinata. E arriviamo alla nostra esotica preferita, ovvero il distruttore dei desideri. L'arco esotico in stile città sognante, il cui perk è veramente devastante. Infatti quest'arma ci permetterà di vedere attraverso i muri. Ovviamente non di continuo perché sarebbe stato veramente devastante, ma sarà una sorta di impulsi. Per chi gioca a Rainbow Six più o meno funzionerà come Pulse, solamente che vedremo la sagoma dei nostri nemici. Penso che l'utilizzo di quest'arma sia prettamente in PvP, dato che in PvE non so quanto possa essere utile vedere nemici dietro ai muri. Ultima arma che ci viene presentata è il leggendario Asso di Picche. Il perk è essenzialmente caricatore assassino, ovvero ricaricare dopo un'uccisione fornisce munizioni a danno aumentato. Probabilmente però questo sarà leggermente diverso dal solito caricatore assassino, in quanto altrimenti questo non potrebbe essere degno di essere chiamato un perk esotico. Nel corso del video, ragazzi, poi vengono anche mostrate altre esotiche di cui purtroppo non conosciamo il perk. Ovviamente per qualsiasi novità noi vi terremo aggiornati e io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, e la tua luce... And me,